But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. Per certe partite non servono le motivazioni, quelle vengono da sole, ma per certe storie sono le motivazioni a fare la differenza e spesso a ribaltare il gap tecnico o le distanze sulla carta. Si dice così alla vigilia di un derby o di un match di cartello, non semplici frasi di circostanza, ma vicende che si tramandano attraverso aneddoti di sport e personaggi di cui è ricca, ricchissima anche la storia del calcio umbro. I derby poi fanno storia a sé, da qualunque angolazione li si guardi. Prendete Fabrizio Nofri. Lui, perugino puro sangue, nel 1987, capitano del Perugia di Colautti, alla ricerca disperata di tornare nel calcio che conta, è il leader di un gruppo che diventerà protagonista di lì a poco, con gente come Angelo Di Livio, Fabrizio Ravanelli, che in meno di 10 anni finirà per alzare la Coppa dei Campioni in maglia bianconera. È lui, Fabrizio Nofri, a portare in vantaggio il Perugia in mezzo a un acquazzone di inizio ottobre, 25 anni fa, davanti a 7.000 spettatori. Sulla carta sembra una vittoria scontata. Il Perugia è il Perugia, il neopromosso Gubbio ne ha già presi 3 al debutto a Lanciano, ha battuto il Riccione, risicato e sembra spacciato. E invece la partita si rivela una battaglia ad armi pari, complice forse il terreno allentato, il tempo inclemente, complice sicuramente il carattere della squadra di Landi, clima da derby, derby vero sugli spalti e in campo. Derby che mancava agli Ogubini da decenni. Chissà quel giorno dove era Santo Padre. Di sicuro Fabrizio Nofri era in campo e fu lui, difensore roccioso ma anche abile a sfruttare il momento giusto in area avversaria, a spedire in rete la corta respinta di Cacciatori sull'inzuccata da 2 passi di Pagliari. Partita finita, tutt'altro. Il Gubbio reagisce, reclama un rigore, sfiora il pareggio e a pochi minuti dalla fine trova un'altra incornata, stavolta vincente, di un altro difensore, Giovannico. Contano le motivazioni quando un pareggio vale come una vittoria. Quando un gol vale una stagione, quando l'esperienza è la bussola per guidare un gruppo di ragazzi sbarbati che diventano protagonisti, come accadde sempre a Fabrizio Nofri qualche anno dopo, 1993, stavolta in maglia rossoblù. In panchina un altro ex grifone, Massimo Roscini, uno però con il Gubbio nel cuore. E il Gubbio, una nidiata di ragazzi cresciuti nella formazione allievi di Francioni, finalista nazionale, parte incerto ma poi diventa la sorpresa della stagione, fino a battere l'ambiziosa Fermana di Colantuono e Brini, venuta al San Biagio per fare un sol boccone dei rossoblù e ripartita con un gol nel groppone, quello del perugino naturalizzato ugubino Mirko Cernicchi, un Chiellini ante litteram. L'anno dopo saranno 2 i fratelli Nofri in maglia rossoblù, Fabrizio e Federico, anche se la stagione, quella della fantomatica sostituzione dei portieri dopo 1 minuto di gioco per norme federali già allora incomprensibili, non avrebbe regalato le stesse sensazioni. Non tutte le annate vengono con il botto e proprio quelle in cui meno te l'aspetti finiscono per sorprenderti, come non pensarlo a 7 giorni da Gubbio Salernitana, con la memoria che danza sulle note di una doppietta, firmata niente meno che da Marco Briganti, altro naturalizzato gubino di origini tifernati, ma certamente meno abituato in zona gol, che si ritaglia la Domenica di Gloria insieme a un capolavoro griffato Gomez su preziosa assistenza del Donnarumma migliore. Era un Gubbio caterpillar, felice di sorprendersi e di sorprendere in quel dicembre 2010. Un Gubbio torrenziale l'avrebbe definito il senatore Stirati, quando pensare in grande ancora sembrava quasi un azzardo, quando sognare pareva impensabile, ma anche allora le motivazioni avrebbero fatto la differenza, una differenza che a maggio si sarebbe chiamata Serie B.